Quando un paziente è ricoverato nei reparti di terapia intensiva, spesso l'accesso ai familiari è quasi precluso o ridotto comunque a poche ore. L'azienda ULS 20 di Verona, all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, ha scelto invece di lasciare libero accesso ai parenti. Nell'ambito del progetto di umanizzazione delle cure, la terapia intensiva ha deciso di rispondere sposando il progetto di terapia intensiva aperta, dove si abbattono le barriere che possono ostacolare la vicinanza dei parenti ai propri cari ricoverati. Vicinanza che sappiamo essere anche un elemento fondamentale per migliorare l'outcome del paziente, quindi per ridurre i tempi di degenza e migliorarne la prognosi. Per me è stata una prima esperienza entrare in una sala di terapia intensiva e dico sinceramente è stata un'esperienza abbastanza positiva essere vicino al proprio familiare nei momenti difficili. E non tanto anche per il paziente, ma quanto per il sottoscritto, i familiari, avere una rassicurazione per quanto riguarda l'essere vicino e essere rassicurati anche di quello che viene praticato in questa fase dell'ammalato. Per favorire la presenza dei parenti a fianco ai pazienti, abbiamo deciso di abbattere il più possibile le barriere, ovvero tutti quegli ostacoli che potrebbero tenere lontano i parenti. Da questo punto di vista abbiamo abolito mascherine, cuffie, camici, pur nel rispetto della sicurezza dei pazienti, nel senso che in casi particolari selezionati queste protezioni vengono ancora utilizzate. Un'altra barriera molto importante che si è deciso di abbattere è quella della rigidità degli orari di visita, per cui si è deciso di permettere liberamente l'accesso ai parenti. La presenza dei familiari che cosa comporta per il personale del vostro reparto? È stata vissuta inizialmente come una limitazione alla libertà operativa, poi però il familiare è stato coinvolto e quindi reso partecipe nell'assistenza, per quanto possibile, l'assistenza del proprio familiare. Questo comunque ha comportato anche un carico da un punto di vista psicologico per il personale, perché l'emotività non solo del paziente ma anche del familiare deve essere comunque gestita da parte del personale infermieristico.